Carlo Acutis è un messaggio di Dio per il nostro tempo. Ne è convinto il postulatore della causa di beatificazione avvenuta lo scorso 10 ottobre. Il giovane, morto a Monza a causa di una leucemia fulminante il 12 ottobre 2006, alla sola età di 15 anni, è definito un ragazzo positivo, gioioso, appassionato di informatica. Un adolescente pieno di vita che fin da piccolo aveva fatto una scoperta. Ha scoperto un grande amico in Gesù. E scoprendo Gesù, tutto ha indirizzato a lui, tutto ha scommesso su di lui e tutto ha giocato intorno a lui. Cioè, senza Gesù non si comprende la vita di Carlo, seppur brevissima, 15 anni appena, ma senza considerarlo nel contesto di una vita cristiana, di discepolato di Cristo, Carlo non si comprende. Il tratto distintivo di Carlo Acutis è stato la simpatia e la capacità di entrare in relazione con tutti, in particolar modo con i ragazzi del suo tempo. Possiamo dire che Carlo è il sorriso di Dio per il nostro tempo e quindi arriva a trasmettere un messaggio di pace, arriva a trasmettere un messaggio di fede anche dove non è possibile arrivare con altri mezzi, con la parola per esempio, oppure con la testimonianza di vita. La fama di santità di Carlo si è diffusa in tutto il mondo anche grazie alla passione che il giovane nutriva per i moderni strumenti della comunicazione sociale. Carlo è un segno che anche nell'internet, anche la rete, può essere usata a fin di bene e può essere usata per la diffusione del Vangelo e di certi valori. Sono molte le segnalazioni che arrivano alla postulazione da parte di chi si rivolge nella preghiera al beato Carlo Acutis ottenendo grazie. C'è una catena di preghiera che sta implorando da Carlo grazie, sta implorando da Carlo guarigioni e Carlo risponde. Ecco, tutto questo sicuramente aiuterà la causa di canonizzazione perché, come sappiamo adesso, manca un miracolo attribuito all'intercessione di Carlo e che sia riconosciuto dalla Congregazione delle Cause dei Santi.